Buongiorno, colazione finita, ci siamo già preparati, tra un 10 minuti lezione con i militari, con gli alpini. Quello che riporto io oggi come esperienza, come Sì, Davide, lezione, chiaro, come sì. chiacchiera, perché fate domande, sia una domanda lezione aperta, se avete dubbi, domande, fatele, così risolviamo tutto, sarà lo sci-alpinismo. Usiamo, vedete, un attacco diverso perché, a differenza dello sci da discesa che aggancia qua. Pronti? Lezione finita, ci hanno spiegato bene lo sci di fondo, come comportarci o come comunque i militari, gli alpini, le guide si comportano con le valanghe quando scalano le montagne, quando salgono col fondo, quando scendono. Ci hanno spiegato le pelli che si mettono sotto agli sci per salire, come si mette a posto lo scarpone. Oggi proviamo un'arrampicata. E adesso vado a mangiare, ci vediamo dopo. Grande Oh no, bro! no, no, no! Partiamo! Si Ciao! parte! Si parte, orco! Ciao! Bella! Bella! Ferro! Partiamo per andare a fare l'arrampicata in palestra sulla parete artificiale. Imbracatura, enodi, la gente in attesa. Ma anche chi scala, non andate veloci perché dobbiamo spiegare a chi fa sicura come fare. Ok, lei mi deve salvare. Ok, una volta che lui sarà in cima, succede questo: sarà preso in imbracatura e te sarai qua che lo senti. Cioè, salgo e scendo di nuovo sempre. No, 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 prendere la sempre, la lascia forte la prossima. Perché non è che c'è questo sopra qua, non blocca. Dai, è una potenziale, blocca sempre. Cioè, scendo solo. Finita la scalata, non fa per me. Dai, vai, 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 indietro. Ok, dai, qua, che io la butto lì dietro da voi, poi la butto qui dietro. Poi qua abbiamo ancora, una volta tirato fuori il travolto, noi ci muoviamo con questa, che è una padella palleggiabile, no? Viene messa in spalla come uno zaino. E lo zaino viene attaccato fuori oppure si attacca fuori dallo zaino, no? Va bene. La barella si unisce sopra il tipo. Hai visto il ragazzo lì? Siamo alla Twill o no? Sì, siamo alla Twill, abbiamo appena arrampicato. Esatto. E adesso facciamo un giretto in paese, vediamo di comprare sigarette no, e souvenir. Non imballare. Sigarette e e souvenir, souvenir. A posto. Magari buona serata, arrivederci. A dopo. A dopo. Ciao. Pratmo. Thank you.
girl, you know you special. Wanna jump through the phone, give you besto. I wanna hold you tight, never let go. Cause your love's like magic, presto. Girl, let's tangle up like a pretzel. Karma Sutra, loving baby, let's go. Girl, I put you in a trance like Tiesto. But I ain't talking about techno. Girl, you stole my heart like a klepto. Butterflies in my tummy need Pepto. Bismo, baby, give me more sex though. It's your pleasure. Buongiorno. Abbiamo preso gli sci di fondo e adesso andiamo sulla pista a imparare un po', a vedere un po' come si va a sci di fondo. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you're worried, call me. I make you happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. Niente raga, abbiamo messo giù gli sci di fondo, abbiamo fatto, non so, 500 metri di sciata e devo dire che è stato molto bello, perché vai tranquillo, si fa un po' fatica sia in salita, poi magari in discesa se prendi velocità un po' ti spaventi. Più che altro è bello perché c'è il paesaggio attorno, perché le piste non sono in discesa come quando si va a sciare o fare snowboard. Qui le piste sono un po' più pianeggianti, poi ovviamente ci sono quelle con pendenze diverse, però comunque cioè, mentre sci ti godi meglio il paesaggio, magari ti puoi fermare, fai una foto. Com'è stato lo sci di fondo? È stata veramente una bella esperienza. Logicamente il migliore sono stato io, il migliore di tutti. Discesa avrò preso i tipo 200-300 km orari. Esatto. Stavo quasi per spiccare il volo. Comunque veramente una ti mancavano bella solo le ali. Sì, no, comunque a parte gli scherzi, veramente una bella esperienza. Esatto, no, è bello. Molto bello. Bello. Filo? Niente, dai, tutto a posto. Pota. Ogni quadratino blu ha un chilometro di lato. Benissimo, quindi a occhio. A occhio, mi sapete dire quanti sono 500 metri? Metà. 250? Un quarto. Quindi riuscite a prendere la metà, si può scendere addirittura a 125 metri. Adesso in relazione alla lezione che abbiamo fatto stamattina sulle mappe e sulla bussola, andiamo fuori e facciamo un orienteering. Domani ci sarà questa attività
inerente a quello che abbiamo fatto, di cui abbiamo parlato oggi, quindi orientamento. Visto che il colonnello Mercurio ha strutturato l'attività in un certo modo, io adesso vi spiego cosa dovrete cercare e cosa e come dovrete condurre questa attività. Allora, quando si fa un'attività di orientamento, la prima cosa che bisogna saper fare è avere una carta innanzitutto e saper usare una bussola. Ora la carta ce l'avete, la bussola ve la do io. Perdo 10 minuti, un quarto d'ora, torno dove ero e rifaccio. Okay. Stare attenti agli angoli, quindi non impostate l'angolo con sufficienza, perché se sbagliate l'angolo fate molta più strada, se fate molta più strada vi stancate, se vi stancate non riuscite a chiudere il percorso, se non riuscite a chiudere il percorso vi devono venire a recuperare. Sono bestemmie. Linking up with the primo, do it, do it. He's the T to the A to the B-O-O. Linking up with the primo, do it, do it. He's the A-P-L to the D-E-I. Linking up with the primo, do it. And we the B to the E to the P. Hooking up with primo, don't do it, do it. We coming through to take control of each zip code. Bridging the gaps from rap to calypso. We gonna strike each city from Frisco. Tokyo to back to San Luis Obispo. Un po' di relax almeno, anche se non c'è il pesce ci si allena un attimo, dai, tanto per fare un paio di lanci. Tanto guardate qua, devasta, spacca davvero. Johnny, Pratmo. Sto facendo il video, non ho ancora visto dove alloggiamo, allora... Allora raga, qua si entra, ci sono le stanze da quella parte qui e le stanze da quella parte qua. Questo è il salone dove facevano lezione o comunque ci spiegavano le cose. Tavolo in mezzo, sedie in cerchio e ci spiegavano tutto. Un bel salone grande, tiene 30 persone, ci sta. Questa è la nostra stanza, entriamo. Allora, abbiamo subito un letto, due letti, tre letti. Quindi un letto castello e un letto singolo. Andiamo avanti. E... abbiamo la stessa cosa ma invertita. Lì c'è Johnny che dorme, lì dormo io. Questo raga è il bagno. Abbiamo lavandino, doccia, altro lavandino, bidet, cesso, doccia e ovviamente un altro cesso. Everybody's talking about high profiling, but it ain't hip hop to me. Cause everybody's talking about high profiling. Orientarvi con una bussola, orientarvi sapendo più o meno leggere la carta topografica che avete e sfruttare gli elementi del terreno, ok? Bandierine. 1, 2, 3, 4. Niente raga, abbiamo 9 bandierine da prendere. Fino adesso, Dio, fino adesso ne abbiamo prese 8. Ecco, un altro che sprofondo qua. Amò, le indicazioni dicevano di andare al poligono di tiro e vicino c'è una cascatella. Prendiamola, lì c'è il poligono, lì, qui. Da lì ascoltiamo dove c'è la cascatella, prendiamo il punto 9, torniamo indietro e guardiamo se abbiamo vinto perché... ci siamo un attimino persi. Qui raga, dove mangiamo? Siamo arrivati alla fine di questa avventura. Per la cronaca siamo arrivati terzultimi alla gara di orienteering. Prima abbiamo fatto una cerimonia con gli alpini e comunque con i militari e ci hanno consegnato un diploma. Alpino di RP con un gadget del 2003, quindi se è del 2003 vuol dire che comunque non è vecchio ma comunque può essere un pezzo di storia da comunque tener conto. Ci vediamo quando proprio sono a casa per gli ultimi pareri, le ultime considerazioni. Sono appena tornato a casa, mi sono divertito molto, è stata una bella esperienza, ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato a fare comunque i video che ho fatto e le nuove persone che ho conosciuto, i militari, gli alpini, tutti.
E boh, niente, non devo più dire niente. Con questo cappello da deficiente vi saluto, mettete mi piace, iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video. Bella!